Adesso utilizzerò il mio preferito, il colore della Revlon Diamond Lust, il 610 Peach My Interest, che è il beige luminoso, e lo passo qui su, così, e all'interno dell'occhio. E lo facciamo salire qui su. Vedete? In questo modo. Adesso, eyeliner. A me dispiace se questo come è messa la videocamera, magari non è di fronte, ma è laterale, però funziona per me, almeno per adesso, con lo specchio, non lo so perché mi trovo bene in questo modo, poi con la finestra, tutto funziona in questo momento bene, anche perché appunto voglio sempre cercare di utilizzare la luce naturale per fare vedere l'intensità dei colori. Come risultano, credo che sia la migliore, quindi tutto funziona in questo momento. Magari più la troverò un'altra posizione migliore. Per adesso funziona questa, quindi allora, eyeliner. Dobbiamo fare una riga più marcata, una linea più marcata. Io sicuramente parlerò dell'eyeliner prima o poi, però io spesso non tiro la pelle perché a volte non riesci veramente, non ti dà la linea che vuoi, perché tirando la pelle un po' non è il trasformi un attimino la forma dell'occhio. Non so se riesco a spiegarmi, lo dovrei spiegare in inglese, magari mi riesce meglio. Però per questo spesso, soprattutto allora, ovviamente dipende se si ha magari un occhio cadente, nel senso con l'angolo esterno che va verso giù, oppure una palpebra magari di una donna in età avanzata, e allora sì, magari tendo a spingere un attimino, a tirare la palpebra, se no credo insomma che vada bene, lo faccio ogni tanto, ma non è necessario e a volte non mi dà la vera la linea che voglio creare. Così. Allora, cosa facciamo adesso? Adesso mettiamo giù la matita, la mia matita della Almay, nera waterproof, matita normalissima. La mettiamo giù in questo modo. Cerchiamo di tenerla vicina alle ciglia, così, e la passiamo anche all'interno, ovviamente. In questo modo. Con le dita potete anche sfumare un attimino. Ecco. Adesso su. Così. Riprendete l'eyeliner e
Ritoccate qui perché appunto volete che sia. Ecco. In questo modo. E se volete scendete un attimino anche giù. Non rimettetelo di nuovo, usate sempre la stessa linea che avete usato in modo che non ci sia tantissimo prodotto, continuate a usarlo giù, così, leggermente, in questo modo. Adesso ho usato delle nuove ciglia che ho preso ieri. Alla MAC ho preso queste ciglia che sono le numero 34. Farò un tutorial, probabilmente fra oggi e domani farò un tutorial sulle ciglia. Allora, queste ciglia sono molto belle secondo me. Sono le numero 34 e come vedete, non so se si riesce a vedere, sono un mix fra nero, ciglia nere e ciglia marroni. Quindi che cosa ho fatto? Ho messo un po' di mascara. Generalmente io non metto mai mascara sulle ciglia, mai, perché innanzitutto durano di meno. L'ho fatto solamente appunto perché queste sono, credo che siano le uniche, o pochissime hanno i due colori. Generalmente le trovate nere e generalmente non c'è bisogno di mettere mascara sulle ciglia finte. Quindi comunque l'ho messo proprio perché non sono tutte nere, quindi si noterebbe sicuramente. Allora, fatemi mettere un pochettino di questo. E che cosa ho fatto? Che mascara ho messo? Ho messo il mascara che uso sempre, però la versione waterproof. La versione waterproof, vedete, questo è il mascara che uso sempre. La differenza è che ha questo cosino intorno, adesivo azzurro, che lo fa, insomma, questo è waterproof. E questo è il mascara che generalmente uso, il Lash Blast, e questo è waterproof. E mi piace moltissimo. Quindi lo metto waterproof proprio in modo che mi duri un bel po'. Comunque, sulle labbra che cosa ho messo? Allora, sulle guance ho messo il peach della NYX e poi ovviamente questa terra. Questa terra l'avrò detto, sono sicura che l'avrò detto, sto invecchiando. È la terra luminosa. Cambia, questa l'ho presa a dicembre, però cambia sempre il nome, la confezione, il prodotto è sempre lo stesso, è una cipria luminosa che generalmente si mette appunto sugli zigomi. Che cosa ho messo? Che altro ho messo? Ho messo, eccolo, a volte non riesco a trovare niente, questo fucsia. Molto bello, ovviamente non è così forte, è un po' più trasparente, non è come viene presentato appunto il colore, per questo bisogna sempre provarlo. Questo è della Lancôme ed è il numero 318 fucsia e sopra, per renderlo un pochettino più leggero, ho messo il lip gloss della MAC. Cos'altro? Credo che sia tutto. Spero che vi sia piaciuto. Come ho detto, è un trucco molto particolare, però l'ho visto su questo giornale, mi è piaciuto tantissimo. Ho detto, lo voglio rifare perché è veramente carino, allegro e mi è piaciuto tantissimo. Quindi, un bacio a tutte. Ciao!